Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale per un nuovo video. Ciao ragazze e bentornati sul mio canale. Oggi, come avete potuto ben capire, vi ho registrato un nuovo Get Ready With Me perché appunto ho testato con voi alcuni prodotti nuovi come la palette, questa qui di Shiglemma, e la tinta, anche se l'avevo già testata, però mi volevo comunque farvi vedere come si presenta con questo look, la tinta di NYX. Stessa cosa per quanto riguarda questo ombretto liquido di NYX. Per cui ragazze, questo è il look terminato, spero che vi piaccia, a me piace tantissimo. Ovviamente nel video vedrete tutte le clip, o meglio quelle più, diciamo quelle più dove vi mostro i colori all'opera della palette, della tinta e dell'ombretto liquido. Ho utilizzato di nuovo le ciglia finte di NYX che straamo, vi faccio vedere più da vicino. Ecco qui, questo è il risultato. Spero che vi piaccia questo look, io lo trovo molto molto bello. Ragazzi, non mi resta che lasciarvi alle clip del video. A fine video, come sempre, vi dirò le mie impressioni per quanto riguarda i prodotti che ho testato insieme a voi. Nel corso del tempo, proveremo tantissimi altri prodotti nuovi, tantissimi altri colori, che ovviamente ancora non ho potuto testare insieme a voi, per cui rimanete sintonizzate e quindi, attivate la campanellina. Io ovviamente a fine video vi dirò tutte le mie impressioni per quanto riguarda i prodotti che ho utilizzato per questo look. Io comunque spero che vi piaccia, spero di avervi fatto un po' di compagnia insieme a me. Io vi mando un grande bacio e noi, se volete, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze! Thank you.
Allora ragazze, palette alla mano, questi sono i colori di questa bellissima palette di Shiglam. Come avete potuto vedere su questo look ho testato questi due colori maggiormente. Che dire, sono dei colori bellissimi, come vi ho fatto vedere anche nell'anteprima. Non spolverano per nulla, nonostante io non abbia fatto la base, infatti l'ho fatta dopo perché non sapevo se facevano fallout oppure no questi colori, perché comunque i colori chiari come l'arancio, che può essere chiaro ma fino a un certo punto, come anche il giallo, non sapendo come si comportasse comunque sul viso, perché anche questi colori spolverano se devono spolverare come quelli scuri, invece mi sono dovuta ricredere. Veramente anche questa palette è da avere, bellissima. Sicuramente nei prossimi video vi farò vedere qualcosa con i glitter, con i pigmenti pressati, dato che mattina ho voluto fare un look un po' più semplice, un po' più giornaliero, diciamo. Però come sempre io adoro gli illuminanti e quindi non potevo non provare con voi l'ombretto liquido di NYX. L'ho utilizzato sulla palpebra, come vedete è molto luminoso, ve l'ho fatto vedere anche nell'anteprima. Non macchia, non fa le grinfe, quindi non avete quell'effetto, zampa di gallina, diciamo così. Mi piace veramente tanto e sicuramente prenderò, forse probabilmente oggi stesso, qualche altra colorazione, chissà, rimanete sintonizzate. Stessa cosa per quanto riguarda la tinta, che è questa, in particolare questa è la Matte Lip Cream, la numero 05, è veramente bellissima, veramente. L'unica cosa che non è non transfer, quindi diciamo che quando andate a mangiare stampa, che l'ho provata già stando a casa perché ero molto curiosa di vedere come si comportasse appunto sul cibo, sulle forchette, su insomma, e niente da fare nel senso che sì, è bella, però stampa purtroppo. Ho rimesso le ciglia finte di NYX anche questa volta con appunto il suo eyeliner, e l'avete visto comunque anche nel video, sono queste qui, mi piacciono moltissimo. E tra l'altro io seguo un canale nuovo che ho scoperto, che appunto anche lei utilizza queste ciglia finte, e però ho scoperto grazie a lei che questo eyeliner può essere utilizzato anche con altre tipologie di ciglia finte, non per forza quelle di NYX, ma comunque proveremo, perché comunque appunto ho fatto un ordine su Shein e ho preso per provare, per vedere appunto se io riesco a far appunto a mettere le ciglia finte di Shiglam con l'eyeliner di NYX. Vediamo un attimo, io spero di sì, così almeno cambiamo anche un po' la situazione ciglia, perché mi piace molto l'effetto. Comunque non vi nascondo che anche quelle di NYX, le altre tipologie pure mi piacciono tantissimo. Comunque detto ciò ragazze, questo è il look terminato, io spero veramente che vi piaccia. Fatemi sapere con un commentino, lasciatemi un like, fatemi sapere che cosa ne pensate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella, così vedrete magari nei prossimi video altri Get Ready With Me, magari anche con questa palette con altri colori. Io vi ringrazio come sempre, vi invito a seguirmi anche su Instagram se vi fa piacere, vi mando un grande bacio e noi, se volete, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!